Il sottosegretario alla difesa, onorevole Giulio Calvisi, ha fatto tappa a Brindisi nel Palazzo della Provincia per incontrare i sindacati. All'atere dell'incontro si è intrattenuto con i giornalisti. È stata l'occasione per capire se nel previsto piano d'assunzioni per l'arsenale di Taranto il governo pensa di riservare una percentuale anche a Brindisi. Gli arsenali italiani che consideriamo strategici sono Taranto, La Spezia, Brindisi e Augusta. Noi pensiamo prossimamente, con un piano di assunzioni ordinarie e straordinarie e anche facendo riferimento a quello che sarà il fisiologico turnover tra i lavoratori civili della difesa, molti dei quali sono assegnati agli arsenali, di concentrare le assunzioni sostitutive proprio sugli arsenali. Poi un riferimento alle risorse da destinare al settore difesa. Devono essere assicurate le risorse adeguate per poter avere uno strumento militare in grado di preservare la pace e la sicurezza. È stato poi rimarcato il grosso contributo offerto dal Corpo Sanitario Militare nel corso di questa emergenza sanitaria. Penso che gli italiani abbiano conosciuto una parte importante dello Stato che forse non conoscevano. Infine, le pesanti condanne al processo di Taranto per le tangenti nella Marina Militare. Come sapete, il governo non commenta né le indagini né le sentenze.